Abbiamo seguito con preoccupazione per tutto il giorno l'andamento del retrone, che continua a salire anche se è rallentata la crescita. Domani invece attesa la piena del Bacchiglione, dove però per fortuna, anzi grazie ai lavori di questi anni, ci sono le casse di espansione, i bacini di laminazione di via Diaz e di Caldogno. Quindi lì la speranza è davvero che si possa fare domani un intervento in caso di necessità. Sul retrone monitoriamo attentamente la situazione. Ricordo che ci sono 3 zone di distribuzione di sacchi per i cittadini che abitano in quelle zone, per cui Viale Fusinato, nella zona di Santi Apostoli e nella zona di Viale Giuriolo, angolo Piazza Matteotti. In particolare si segue con attenzione la situazione di Sant'Agostino, dei Ferrovieri, della Gogna, quindi tutte le aree intorno al retrone, perché il retrone è arrivato a 3,23 metri negli ultimi minuti, quindi ben oltre la soglia attorno alla quale tracima. Infatti è già tracimato in alcuni punti della città, e quindi ringrazio ancora la Protezione Civile e la Polizia Locale per il lavoro straordinario che stanno facendo oggi, e ricordo ai cittadini che c'è la possibilità, in caso di necessità, di chiamare lo 0444 54 53 11, cioè il numero della Polizia Locale, oppure il numero verde che è presente sul sito del Comune, e invito tutti a seguire il sito del Comune con gli aggiornamenti costanti sull'allerta maltempo.